Innanzitutto grazie e un benvenuto a questo che io chiamo primo esperimento di trasparenza dei nostri lavori, come diceva Mariangela prima. È un segnale che lanciamo all'opinione pubblica, ai nostri iscritti, agli altri sindacati e con questo noi crediamo di fare un'operazione mediatica importante perché il contratto non è solo degli attivisti sindacali, non si discute soltanto in qualche piccola stanza, ma il contratto nazionale è di tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici, di tutti coloro che operano nei nostri settori. Prima di iniziare la relazione, che per ovvi motivi non sarà certamente lunghissima, devo fare e devo proporvi un telegramma da inviare al nuovo Presidente della Repubblica. In questi giorni abbiamo finalmente un nuovo Presidente della Repubblica. Credo che sia doveroso, nella prima riunione dell'Esecutivo nazionale, mandare questo saluto al nuovo Presidente. Illustrissimo Presidente della Repubblica, l'Esecutivo nazionale della UILCA, Wilcredito Assicurazioni e Sartorie, riunito a Roma nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, le esprime le più vive congratulazioni per il prestigioso compito al quale è stato chiamato, nella convinzione che la sua storia personale e politica sia garanzia del valore umano e politico con il quale ricoprirà il ruolo di garante delle istituzioni e della Costituzione, i cui alti valori di libertà, democrazia e pluralismo rappresentano fondamento della convivenza civile nel Paese. Il sindacato nasce come unione di lavoratori che in nome di tali principi rivendica giustizia e diritti, in un mondo del lavoro capace di garantire e valorizzare le lavoratrici e i lavoratori con un sistema di norme e regole definite attraverso il basilare strumento della contrattazione collettiva. La UIL e la UILCA si ispirano da sempre a questi valori e credono debbano essere base fondamentale anche per la costruzione di una società inclusiva, in grado di affrontare le innumerevoli e diverse sfide che presenta il futuro, ponendo quale riferimento collettivo la solidarietà reciproca e il benessere comune. Dalla UILCA un sincero e caloroso augurio di buon lavoro per l'Esecutivo nazionale UILCA e il Segretario Generale UILCA Massimo Mansi. Prima di iniziare la relazione, due saluti. Il primo alla persona che fra di noi è diventato nonno, ma se fosse diventato nonno io sarebbe quasi normale, anzi non sarebbe normalissimo, diventarlo Sergio, che con la sua giovane età veramente merita davvero una perché uno dei più giovani della direzione che diventano veramente. E l'altro saluto che voglio fare all'inizio è per una persona che da tanti anni è fra noi e da tanti anni è stato un pungolo per questa organizzazione e che da tanti anni partecipa, da tanti anni è una colonna portante. Mi riferisco a Flaviano Martini, che dal 1° febbraio è andato in pensione. Oggi lo salutiamo, non so se sarà l'ultima volta che lo vediamo perché qui, perché no, non in quel senso, ma credo che un saluto particolare proprio lo voglio rivolgere a Flaviano per quello che ha fatto nella sua banca, nella sua città, nella sua regione e per il contributo sempre fattivo che ha portato ai lavori della nostra organizzazione. Inizio questa relazione, Mariangela l'ha già spiegata, ha dato già una spiegazione. Perché di questo streaming? Noi, oltre a quello che diceva Mariangela, sul quale mi riconosco in pieno, della trasparenza, della voglia di aprirci, delle critiche ingiuste rivolte al sindacato, dal Presidente del Consiglio, da
dalla situazione generale del paese, che vede sempre il sindacato indicato come una delle cause, mai come una delle risoluzioni dei problemi. Credo che questo streaming stia a dimostrare che noi non abbiamo nulla da nascondere, che noi siamo a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici e che le nostre decisioni sono trasparenti e opportune. E andremo in streaming chiaramente soltanto sulle parti politiche, perché su quelle organizzative già è rompente per noi, posso immaginare per gli altri che ci ascoltano. Ma sulla parte politica credo che dovremmo continuare ed è un invito che io faccio anche agli altri. Oggi si è svolto il CASL, che è l'associazione delegazione trattante delle banche. Ebbene, si sono riuniti nelle dorate sale dell'ABI. Ho almeno quattro versioni su come sono andati i lavori, due comunicati stampa, uno che gira, uno reale, uno non reale, un lancio di agenzie. Ebbene, quello che diremo qua e quello che decideremo qua sarà pubblico e non sarà nascosto e non sarà segreto come invece l'ABI, come altri vogliono fare. In più, con questa attività, noi diamo corpo a quello che abbiamo deciso nel nostro congresso. Forse vi sarete accorti che abbiamo pubblicato già gli iscritti alla fine dell'anno del 2014. Siamo ancora un po' indietro sul bilancio, sulla pubblicazione dei dati del bilancio, ma lì non è colpa, è colpa dei processi di trasformazione, ma staremo nei prossimi giorni, appronteremo anche questo, pubblicheremo i dati del bilancio e nei prossimi giorni sarà inserito anche sul sito, come già avevamo detto al congresso, le voci del mio 7,40. 7,30, anzi, perché non sono così ricco. Quindi con questo voglio significare che quello che decidiamo noi lo facciamo. Quello che decidiamo noi lo portiamo avanti, perché quello che i quadri, quello che l'assise della UILCA decide, noi lo facciamo. Proprio per tenerla breve, tre saranno i punti della mia relazione. Il rinnovo contratto del credito delle BCC, ma delle BCC sorvolerò perché ci sarà chi ne parlerà e con conoscenza maggiore della mia. Parlerò del decreto delle popolari e un breve cenno sullo stato dell'organizzazione. Prima di tutto voglio ringraziare, ma di cuore, l'ho già fatto sul sito, su Facebook, su Twitter, voglio ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato il giorno 30 in maniera massiccia e compatta allo sciopero. È stato un successo incredibile. E quando le stesse aziende danno dati di partecipazione del 70%, vuol dire che si è superato abbondantemente il 90%. E quando si dichiarano che stessi dati aziendali, che oltre il 90% delle filiali erano chiuse, vuol dire che abbiamo raggiunto la quasi totalità, perché sappiamo benissimo come si fanno i conti e non si conteggiano le malattie. Quindi grazie ai lavoratori, grazie alle lavoratrici per questo risultato. Finalmente i bancari sono usciti dai loro uffici e hanno conquistato le piazze. E abbiamo avuto talmente successo che non so se vi siete resi conto che per una settimana i mass media non hanno parlato altro del nostro sciopero. E questo credo che sia un dato importante perché abbiamo avuto una visibilità incredibile, mai raggiunta dal nostro settore, perché si è capito quali sono stati i nostri obiettivi e quali erano i nostri obiettivi. Quindi abbiamo dato una prospettiva ai lavoratori, abbiamo detto quali sono stati e quali saranno i nostri obiettivi, quali sono e quali saranno le nostre istanze. Ma oltre al grazie ai lavoratori, perché abbiamo fatto manifestazioni purtroppo in una giornata che peggio di quella forse non poteva capitare, dal vento di Palermo, e basta vedere le immagini, al freddo, la pioggia di Ravenna e al freddo di Milano, e la pioggia di Roma, credo che
peggiori condizioni climatiche non potevano essere, ma abbiamo dato comunque, e la presenza comunque di oltre 15.000-20.000 persone in piazza sta a dimostrare che la categoria c'è, che la categoria sente questa esigenza di rinnovare il contratto, la categoria è con il sindacato. L'ABI si voleva contare, l'ABI ha perso la conta e questo credo che sia il primo dato che deve emergere oggi da questo nostro esecutivo, e seguiranno domani quello della FISAC e nei giorni prossimi quelli delle altre organizzazioni sindacali. L'ABI ha sbagliato, l'ABI ha perso questa battaglia e voglio ringraziare anche i nostri quadri sindacali, le voglio ringraziare uno per uno se fosse possibile, perché siamo stati presenti nelle assemblee e siamo stati presenti nelle assemblee con un numero superiore di interventi rispetto alla nostra forza organizzativa. Siamo stati presenti alle assemblee dove abbiamo detto quello che pensavamo, abbiamo proposto e fatto le nostre proposte, abbiamo partecipato in maniera massiccia alle assemblee. Noi non siamo quel sindacato che soltanto compare sul giornale, ma quel sindacato che partecipa, che vive ed è fra i lavoratori, sta fra i lavoratori. Ecco perché credo che anche i dati della nostra presenza durante le manifestazioni, della visibilità che come WILC abbiamo offerto, sia un dato importante. Ci siamo fatti vedere, ci siamo fatti sentire, nessuno di noi stavolta si è ritirato di fronte alle telecamere, di fronte agli interventi, e voglio ringraziare, e l'ho già fatto, i segretari generali delle regioni che hanno ospitato le manifestazioni, chi è intervenuto alle manifestazioni, perché hanno portato davvero in alto il valore della WILC, i nostri ideali. Ma voglio ringraziare anche pubblicamente qua i miei colleghi segretari generali, che in questo periodo, per fortuna, dico, abbiamo cercato e stiamo cercando di dare una unitarietà alla categoria molto importante, e abbiamo visto che se si vuole farlo davvero, è possibile l'unitarietà, è possibile portare avanti assieme le istanze per la salvaguardia della nostra categoria. Quindi voglio ringraziare Lando, voglio ringraziare Romani, voglio ringraziare Agostino Megale, perché assieme abbiamo dato un segnale che mai era stato così nella storia del nostro sistema. E voglio anche ringraziare CGIL e CISL. Per la prima volta abbiamo avuto ai nostri comizi i rappresentanti di CGIL e CISL. Questo significa che i bancari non sono la parte più retriva del settore, ma siamo una delle parti trainanti del nostro settore. L'appoggio dato dalle confederazioni al nostro contratto dimostra che non siamo soli, che siamo assieme agli altri, che siamo assieme a quei 8.500.000 lavoratori che non hanno rinnovo del contratto. E questo credo che sia molto, molto importante. E allora io voglio dire chiaramente, dopo quello che è successo il 30, qual è la nostra posizione? Intanto, e parlare di CGIL e CISL non può che arrivare Carmelo Barbagallo. È stato studiato anche questo. Intanto voglio dire che non ci sono contatti con la controparte. Lo voglio dire in maniera molto chiara e precisa. Anche se la controparte, abbiamo detto in maniera altrettanto chiara e precisa, che noi aspettiamo fino alla prossima settimana. Oggi si è svolto il CASL. Il 18 si svolgerà la riunione dell'esecutivo dell'ABI. È evidente che noi aspettiamo una convocazione, ma la convocazione la vogliamo se ABI toglierà le pregiudiziali sul contratto. Noi non tratteremo più con la controparte se non ci saranno, se non verrà tolto queste pregiudiziali sul TFR e sugli scatti di anzianità. Quindi noi aspettiamo. Siamo in attesa di una convocazione, siamo in attesa di sapere come ABI vorrà ragionare, ma certamente, lo voglio dire in maniera chiara e precisa, le condizioni per chiudere il contratto,
che esistevano un mese fa, oggi non sono più sul tavolo della trattativa. Se all'epoca si poteva chiudere il contratto con certi scambi, oggi, dopo una giornata di sciopero e dopo altre che probabilmente faremo, non esiste più solo questo sul tavolo. E se Abi non ha capito, vuol dire che non è capace di fare le trattative, vuol dire che deve cambiare qualcuno mestiere rispetto a questo. Perché le disponibilità al rinnovo del contratto erano state date, e se non hanno colto questo, mi dispiace, ma qualcuno ha sbagliato e qualcuno dovrà porre rimedio a questo. Quindi noi aspettiamo la convocazione, oppure, lo voglio dire in maniera molto chiara e precisa, che ci sarà un inasprimento dell'avvertenza. Chiaramente doseremo molto bene le ore di sciopero con delle manifestazioni pubbliche, perché abbiamo visto che l'opinione pubblica sta dalla nostra parte. E allora anche su questo voglio spendere una parola. Guardate, io l'ho detto anche a Palermo nel mio intervento, non vuole essere questa una critica a nessuno, ma deve essere una spinta a noi. Guardate che a Milano noi abbiamo fatto un convegno dove era presente gli artigiani, la Confindustria, le piccole e medie imprese, dove abbiamo presentato noi a loro il nostro modello di banca. Ed abbiamo avuto un grande successo. Peccato che il risultato sia limitato soltanto a Milano. Nessuna realtà ha avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto i nostri compagni e amici della Lombardia. Bisogna fare questo, perché noi dobbiamo fare un contratto non contro la clientela, ma assieme alla clientela, non contro coloro che vengono in banca, ma assieme a quelli che vengono in banca. Ecco perché ci serve la sponda degli artigiani, della Confindustria, ci servono la sponda delle famiglie, perché noi abbiamo bisogno di avere degli alleati in questo momento. Abbiamo detto nei comizi, noi non siamo quelli che chiediamo 28 mensilità, noi non siamo più i bancari di un tempo, noi siamo i bancari che chiedono novità e che chiedono il modo nuovo di poter lavorare, di poter continuare a fare i propri mestieri, che non è quello di vendere né le lavatrici, né i tapis roulant, né i telefonini. Ecco cos'è il nostro disegno, ma dobbiamo farlo tutti assieme, perché non possiamo soltanto noi dal centro fare questo. E allora, queste sono le condizioni. Vedete, nei giorni scorsi, visto giustamente, Carmelo vuole conoscere, ne approfitto che qui lo ringrazio davvero tanto, e voglio ringraziare Carmelo perché per la prima volta da quando faccio segretario generale in questa avvertenza non mi sono sentito solo. Con Carmelo ci sentiamo mediamente una volta al giorno, perché lo devo ringraziare, stiamo facendo tutti i passi assieme perché, ripeto, questa avvertenza ha assunto una centralità enorme nel nostro panorama anche di sindacato confederale. E allora dicevo che abbiamo incontrato con Barbagallo Profumo, perché è logico che un nuovo segretario generale della UILCA conosca anche le controparti, eccetera. Vedete, Carmelo, in quell'incontro, molto informale, ma che è durato più di un'ora, ha detto alcune cose che secondo me sono basilari, che noi non possiamo come categoria affossare la politica dei giovani. Noi non possiamo colpire gli scatti, perché sappiamo benissimo che colpendo gli scatti si andrà soltanto a colpire i giovani. Ecco perché noi non possiamo trattare di questo argomento se non inquadrato in uno squadro molto più complessivo. Ecco perché Carmelo giustamente diceva a Profumo: noi siamo disponibili su una trattativa complessa e delicata, ma noi siamo disponibili affinché ci sia una maggiore contrattazione a livello decentrato, nelle contratti aziendali. Lì si possono trattare materie. E Carmelo giustamente diceva: in quelle banche che sappiamo che ci sono alcune che vanno male, che hanno delle difficoltà, in quelle banche si può intervenire anche sul TFR, anche sugli scatti, ma se c'è il consenso dei lavoratori, se c'è il consenso del sindacato aziendale. No, noi non possiamo oggi abbassare a tutti il costo del lavoro per portarli poi, per quale motivo? Perché io dovrei abbassare il costo del lavoro a tutte le banche indiscriminatamente? Perché cosa succederà? Succederà che le grandi portaerei, Unicredito, Intesa, continueranno ad andare bene, e le banche che vanno male, Montepaschi e Carige, continueranno ad andare male,
E non sarà questo il problema che noi risolveremo. Il problema è di invece trovare delle soluzioni omogenee, delle soluzioni che fanno il bene dei lavoratori, ma che fanno il bene anche delle stesse aziende. Ecco perché la trattativa è difficile, ecco perché le nostre richieste diventano sempre più complicate se ABI non si decide di togliere le pregiudiziali. E noi come Wilca, io mi riconosco nella politica della UIL, mi riconosco in pieno quello che abbiamo detto nell'esecutivo, in quello che ha detto Carmelo. Noi non possiamo accettare che ci sia nel nostro paese un job act fatto in questo modo senza far pagare prezzo alle banche. Ebbene, io metto qua come uno dei punti che quando ci saranno le trattative dovremo discutere. Come facciamo noi a accettare questa nuova legge, soprattutto nel caso, e da noi, sia nel credito, nell'assicurazione ce ne sono tantissime, di cessione di ramo d'azienda, di parti che vengono cedute. E verrebbero ceduti questi lavoratori e riassunti con il nuovo contratto. No, noi non ci stiamo, noi vogliamo una dichiarazione dell'ABI, che questo non accadrà. Certo, sappiamo che ci sono difficoltà per fare le assunzioni come noi le abbiamo con il FOC, col vecchio sistema, lo sappiamo. Stiamo anche studiando come poterlo evitare questo, e vale anche per gli assicurativi su Unipol-SAI. Ma noi però dovremo fare la battaglia rispetto a questo. Come vogliamo fare la battaglia, perché riteniamo impossibile che ci sia un'assunzione nel settore del bancario con apprendistato almeno 18%. Anche qui dobbiamo dare un segnale ai giovani. Ecco perché io non ho paura di andare a parlare con il ministro Poletti di questo, se poi le cose non andranno nel loro verso. Certo, io preferisco fare il contratto nel mio alveo, nella mia strada normale, ma questo, se è necessario, andremo anche là. E vedremo se poi queste nostre istanze saranno poi accettate dal ministro, o se il ministro dice una cosa e il Presidente del Consiglio dice un'altra. Oddio, è vero che Tito Boeri è stato nominato presidente dell'INPS a sua insaputa, e a mio avviso questa sua insaputa ormai nella nostra politica italiana va molto di moda ultimamente. Ecco quali sono le nostre condizioni, ecco quali sono le nostre condizioni per riaprire una trattativa. Un ABI che non solo è divisa fra di loro, ma secondo me è anche abbastanza non va bene il termine incapace. Direi che bisogna usare il termine che sta pensando ad altro. Guardate che i banchieri non stanno pensando al nostro contratto. Ecco, diciamo che è un'ABI distratta, ma è un'ABI talmente distratta che deve stare attenta. Perché sempre come diceva Carmelo, attenzione, perché se cominciano a scappare qualche banca a non più partecipare all'ABI, questi si tagliano il ramo su cui sono seduti. Perché se qualche banca comincia a uscire dall'associazione, a chi rimarrà in ABI? Soltanto le piccole, quelle che non possono fare diversamente. Ecco perché allora l'ABI deve ripensare a un proprio progetto, a una propria struttura. E parliamo di un'associazione colpita dai gravi scandali che ci ha messo 2 anni per fare un'autoriforma. Beh, più autoreferenziali di questi, trovatemene qualcuno. Perché nonostante, perché prima di questa autoriforma fatta nel mese di novembre, anche chi era inquisito poteva sedere nei tavoli dell'ABI. Per fortuna che ci hanno messo un po' di anni e un po' di gente in galera per poter arrivare a questo. Ecco perché allora dobbiamo tenere in considerazione su questo. Ieri in treno parlavo con un importante personaggio, poiché siamo in diretta non dico chi era, ma mi diceva: ma se mai ci fossero state dimissioni fra i banchieri? Io ho detto: ma dai, su, non scherziamo, che questi non si dimettono. No, perché anche lui mi diceva: ma come? Questi hanno comprato fino all'altro giorno sportelli a prezzi esorbitanti. Hanno creato delle governance di centinaia e migliaia di persone. Si sono portati gli stipendi a dei livelli incredibili. Hanno dato dei risultati che fanno veramente orrore. Grazie Martini, vedi che la vecchiaia serve poi qualcosa. E qui nessuno si dimette, nessuno dice niente, nessuno... credo che questo sia molto sintomatico. Prendiamo soltanto un esempio della Bad Bank, questa che è... Ma anche qui bisogna stare attenti per parlare, perché è Bad Bank ma non è Bad Bank.
La si fa, però non si sa cosa si vuole fare. Paga il pubblico o non paga il pubblico, ma ci sono banche che hanno già una bad bank al loro interno e ogni riferimento a Unicredit è voluto, e si vende e si appalta e si cede quella che fa la parte che fa la bad bank. Beh, qualcuno mi deve spiegare queste cose, perché obiettivamente comincio ad andare in confusione, e quando non si capisce da che parte si vuole andare, ci sono dei grossi pericoli. Ecco perché allora chiedo che Abi si riveda la propria posizione, perché probabilmente gli amministratori delegati ai CEO hanno detto che sì, risparmiamo dei costi. E chi è che oggi non vuole risparmiare dei costi? Ma ripeto, non si può fare un bilancio della banca soltanto sui costi del personale, e bisogna andare invece a trovare altre fonti dei costi delle banche. Quindi, in conclusione di questo capitolo, io credo che noi abbiamo dato ampie disponibilità all'ABI di trattare. Certo è, lo ripeto per l'ennesima volta, le condizioni sono cambiate, le condizioni sono mutate rispetto a un mese fa, ma noi siamo ancora disponibili a trovare soluzioni. Certo è che le soluzioni però devono rientrare nell'alveo della nostra piattaforma. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, delle banche che hanno delle difficoltà, siamo disponibili come sempre. E ringrazio qui Maria Teresa per l'accordo fatto in Banca dell'Etruria sabato notte. Noi anche lì abbiamo dato l'esempio che, se vogliamo, sappiamo affrontare. Però qui, da questi microfoni, da questa sala, voglio farvi una domanda: ma saranno sufficienti quei sacrifici che i lavoratori saranno costretti a fare a Banca dell'Etruria? Oppure c'è qualcuno che ha già comprato azioni della Banca dell'Etruria? Oppure c'è qualcuno che si è intascato certe situazioni? Oppure perché non si è voluto fare una fusione con Banca dell'Etruria, con quelle banche che avevano chiesto di acquistarla? Ebbene, qualcuno mi dovrà spiegare questo, e vorrò sapere se poi questi lavoratori dei sacrifici saranno lavoratori compensati per evitare il commissariamento, ma voglio essere certo che saranno finalizzati a questo. Ho l'impressione che sono finalizzati, che potrebbero essere finalizzati invece ad altri scopi. E questa è la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione, di noi che abbiamo fatto e firmato tutti gli accordi per quanto riguarda il risanamento e le ristrutturazioni nelle banche. E vengo al secondo capitolo, che è quello del decreto sulle banche popolari. La nostra posizione è stata chiara fin dal primo giorno. Noi abbiamo detto no al decreto perché ritenevamo non una decretazione d'urgenza a questo, perché non c'è nulla d'urgente, c'è soltanto un problema di un effetto annuncio che il governo Renzi ha voluto portare avanti. La nostra posizione sul disegno delle banche popolari è chiara. Abbiamo detto che noi siamo contro al decreto, ma che siamo disponibili a discuterne. Io mi rivolgo soprattutto a quelli della Banca Popolare di Milano, agli errori che si sono fatti in quella banca. Ma pensate che quando ad aprile si presentò l'ipotesi di non una trasformazione in SPA, ma di un aiuto alla banca per quanto riguarda l'ingresso di soci, di capitale, qualcuno, non i lavoratori, qualcun altro s'oppose e fece fallire quel progetto. Io e la UILCA da tempo sosteniamo che l'autoreferenzialità non può funzionare, che invece di arroccarsi sotto l'egida gestita del "ognuno rimane in casa propria", le banche popolari dovevano presentare loro un progetto, perché sapevano di essere sotto attacco del governatore Visco, sapevano di essere sotto attacco di tutte le istituzioni anche europee. Invece l'immobilismo li ha portati in questo modo. Ma qual è la nostra preoccupazione, che esprimeremo il 17, e come avete visto al convegno alla Camera, al 17, quando saremo auditi dalla Commissione Finanza e Attività Produttive della Camera, e il 27, quando faremo il convegno sulle popolari a Milano. Noi diciamo che siamo preoccupati perché vediamo alcuni aspetti veramente pericolosi. Il primo: con pochi denari potrebbero essere comprate le popolari dall'estero. Guardate che il giornale ha voluto un po' enfatizzare, come fa tutti i giornalisti, no? L'articolo "Londra chiama Masi", sembrava di essere Radio Londra con... Ma un fondo di verità c'è stato.
Perché da Londra vedono con molto, poi io non so se era l'amico dell'amico oppure se era un altro, ma questo io non voglio nemmeno entrare e manco lo voglio sapere, ma io so soltanto che da Londra vedono con grande favore questa trasformazione delle banche popolari in SPA, perché naturalmente c'è modo di investire e di fare affari, visto che c'è anche una sottocapitalizzazione delle banche popolari. Ma questo comporta dei problemi, perché è inutile che il mio amministratore delegato Ghizzoni domenica dica che gli stranieri fanno bene. Certo, gli stranieri fanno bene se comunano di credito, però le tengono una certa quota. Se invece questi hanno la maggioranza, e Barbagallo è qua, sa benissimo che gli stranieri quando comprano non sempre portano qualcosa di positivo, ma portano poi, utilizzano e poi svendono e poi cedono. E l'abbiamo visto nell'industria molto spesso questo. Secondo, oggi le banche popolari hanno vissuto e vivono sul credito al territorio, sul credito nelle imprese. Ma me l'avete detto voi per tanto tempo. Quando una banca Unicredito è diventata SPA, Intesa, voi stessi mi avete detto che la gente fuggiva da queste banche per andare nelle piccole banche perché diventando SPA c'era bisogno di pagare il capitale, c'era bisogno di pagare gli azionisti e si preferivano i clienti grossi rispetto al retail. Beh, non potrebbe succedere la stessa cosa con le banche popolari se non c'è un sistema di controllo in questo modo? Terzo aspetto, noi in tutte le banche popolari abbiamo fatto operazioni di ristrutturazione del personale. Addirittura la BPM, arriviamo al 2021, abbiamo scavallato il periodo del vecchio accordo sul fondo di solidarietà. E tutte le altre, UBI, Banco Popolare, si è fatto queste operazioni. È chiaro che oggi, se c'è un'accelerazione sulle fusioni, io mi chiedo, visto che i bacini di utenza delle possibilità di esubero sono diminuiti, come andranno in esubero queste persone? In che modo? Con la nuova ASPI, NASPI che ha fatto il governo? Beh, credo che a quel livello comincerebbe a diventare un problema gli esuberi e come sindacato potrebbe trattare gli esuberi in quel modo. Ecco perché credo che dovremmo stare molto attenti su questa trasformazione, che ripeto, io non sono aprioristicamente contrario a una trasformazione delle banche popolari con l'ingresso di soci di capitale, di fondi stranieri. L'abbiamo fatto, l'abbiamo detto in BPM e lo voglio ripetere qua. Anche poi perché? Ma guardate che c'è un'ignoranza in giro, che è spaventosa. Io, poi qualcuno l'avrà visto anche la trasmissione televisiva che ho partecipato a Class NBC, ma c'è qualcuno che continua a dire che il sindacato nelle popolari conta. Sì, ho detto uno, due, tre. Perché se escludiamo la BPM, prendiamo in Banco Popolare e votano alcuni sì e qualche no. Nelle altre banche, i dipendenti e i soci. In qualche altra banca il voto è talmente diluito sui soci che non c'è una vera importanza dei lavoratori. Quindi si raccontano storie che sono balle, come è l'altra storia che sta diventando la leggenda metropolitana, che soltanto in Italia esistono le popolari quotate in borsa. Io vorrei fare qualche corso a qualche giornalista, a qualche esperto, perché obiettivamente credo che non se ne intende. E allora queste sono le nostre proposte, le nostre richieste che noi faremo sia alla Camera che durante questi convegni che vi ho illustrato, che vi ho già annunciato, perché crediamo anche qui di aver visto bene e prima degli altri. Ho incaricato Fulvio, che sapete che è quello che coordina un po' tutti i lavori delle nostre cose che escono, di richiamare quel seminario che facemmo sulle banche popolari. E se vi ricordate, noi dicemmo già, oltre un anno fa, queste identiche cose. Bisogna presentare proposte per non essere fagocitati. Dovete non essere autoreferenziali, dovete fare queste proposte. Siamo stati anche lì inascoltati, ma purtroppo, come spesso capita, bisogna dirlo, avevamo anche qui ragione, avevamo visto bene, anche sotto questo aspetto. L'ultimo punto della relazione, ho detto, sarei stato breve,
è quello dello stato della nostra organizzazione. Io non voglio entrare troppo nel merito di alcuni aspetti perché, ripeto, dopo l'intervento di Carmelo ci sarà Del Vecchio, ci sarà Renato, ci sarà Giovanna, ci sarà Paola che spiegheranno meglio, pur brevemente, ma alcuni pezzi della relazione che ho per forza di cose tagliato. Però credo che sia evidente che lo stato di salute della nostra organizzazione è molto buono e devo dire che queste riunioni dell'esecutivo stanno a dimostrare che secondo me sempre di più c'è una unione nuova all'interno della UIC. Vito domani vi illustrerà qual è il nuovo progetto organizzativo, amministrativo, quindi anche sotto questo aspetto stiamo facendo in pochi mesi quello che in 20 anni non siamo riusciti a fare e questo devo ringraziare soprattutto Renato e Giovanna per la grande collaborazione che hanno dato, collaborazione, ho detto, non facilità retroattiva, ho detto collaborazione, che è una cosa diversa. Esatto, che nessuno si allarmi. E quindi credo che su questo dovremmo essere, siamo già pronti ad affrontare quello che Carmelo, quando era segretario organizzativo della UIL a Bellaria, aveva illustrato come nuovo progetto della UIL e che noi abbiamo subito, forse una delle prime categorie, ricepito in pieno. Io però mi voglio soffermare su una cosa che già Mariangela ha detto prima che parli Renato. Io voglio davvero ringraziare i compagni e le compagne di Unipolsai per la trattativa che si è svolta in un periodo che a noi era noto, ma che probabilmente per gli assicurativi non era noto, cioè la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno, che per noi per gli ultimi anni era stata normale, tranne che quest'anno è toccato a qualcun altro. Malatempo. E perché purtroppo, e qui lo voglio dire, cercare di spiegarmi bene, perché purtroppo ho rivisto nei quadri nostri quello che vedevo nei quadri della Wilca 10 anni fa, cioè le prime difficoltà, quando si affronta per la prima volta il problema degli esuberi, di come sistemare gli esuberi, di come sistemare i pensionamenti, non è facile. E vedo Ferrari, non è facile, è stato facile in intesa nei primi tempi, anche forse anche negli ultimi tempi. Quindi perché dire alle persone, per te non c'è più posto, per te abbiamo trovato altro, non è facile. Me ne rendo conto, ho firmato tanti accordi su questo, so le difficoltà che ci sono, ma so anche che oggi è meglio avere il nostro fondo esuberi che avere la cassa integrazione che hanno altri settori, è meglio avere la possibilità nostra di affrontare in questo modo le risoluzioni delle aziende a differenza di quello che è avvenuto in altri settori. E di questo quindi ringrazio le nostre compagne, i nostri compagni, pur con le difficoltà che abbiamo avuto, che avremo, ma certamente questo è stato un segnale che la Wilca è stata unita, compatta, ha discusso al proprio interno, ma che ha portato a termine e ha portato a casa quello che noi chiedevamo, quello che noi abbiamo chiesto a Unipol, cioè sì, l'accordo sugli esuberi, ma in cambio assunzioni, in cambio predisposizione per il personale, rispetto per il personale perché non era inserito così nell'accordo. Io però sono preoccupato di una cosa, sono preoccupato del comportamento dei sindacati autonomi nel settore assicurativo e lo voglio dire chiaramente, perché anche noi nei fari bancari abbiamo avuto problemi con il sindacato autonomo. Ma mai ho visto una circolare con un sito da Unipol, una lettera indirizzata a Cimbri e al capo del personale, dicendo: siccome io non ho firmato l'accordo, ai miei iscritti non si applica. Io sono inorridito, perché lì bisogna andare, secondo me, all'ABC del sindacato. L'ABC del sindacato. Perché credo che, e se il chiaro di Luna, se l'overtura è questa,
Io non invidio Renato, già non invidio me stesso sul rinnovo del contratto dei bancari, ma non invidio Renato sul rinnovo del contratto delle assicurative, perché se questo è chiaro di luna, se questo è l'inizio, sono veramente preoccupato di quello che potrebbe succedere. Se un sindacato non capisce che oggi l'importante è la salvaguardia del posto di lavoro, le garanzie sul lavoro, il contenimento della mobilità, le assunzioni, è che, diciamo la verità, che qualcuno in tempi non sospetti mi disse che lui, facendo questa attività, più anni rimaneva, più il suo prezzo per l'uscita cambiava, aumentava. Oggi non ce n'è più né per nessuno, che se esso si chiami sindacalista o che si chiami dirigente dell'azienda. Io difendo coloro che prendono 1.300-1.400 euro al mese, io non difendo gli alti vertici come vorrebbe qualcuno difendere. E questa è la UIL, che ha una posizione unita e unitaria che va dagli bancari agli assicurativi agli esattoriali. E quello che diciamo qui dentro non è soltanto fra quattro mura, ma lo vogliamo dire in modo molto chiaro e preciso. E se qualcuno gioca al proprio prezzo, ha sbagliato. Perché anche i sindacalisti nella UILCA, che erano interessati a processi di uscita, sono usciti. E quindi credo di essere stato molto chiaro, molto preciso, e chi vuole ascoltare, chi vuole sentire, può sentire. Ultimo aspetto di oggi, dicevo, la massima solidarietà alla BCC, ma poi Del Vecchio ci illustrerà e Giovanna ci illustrerà sugli esattoriali. Ultimo aspetto lo tratto, e sono contento che ci sia Carmelo, sul ricambio generazionale. Io credo che noi abbiamo fatto delle grandi passaggi in questa direzione. Siamo il sindacato che abbiamo più donne, siamo il sindacato con l'età minore, siamo il sindacato pur senza quote, siamo il sindacato che ha dato, credo, illustro a questo. Io però voglio essere chiaro oggi, ancora più chiaro forse di altre volte. E qualcosa bisogna sistemare, perché io dico che io sono molto interessato, e soprattutto quello che potrà succedere per noi, per gli esattoriali, per gli assicurativi, anche sui permessi sindacali. Sappiamo che se nel pubblico impiego vengono tagliati il 50%, noi non credo che saremo esenti nella prossima tornata di nuovo. Poi speriamo di essere bravi nel limitare le perdite, ma sappiamo che dovremmo andare anche noi a una riduzione. Quindi io vedo con occhio positivo il permanere dei pensionati, di coloro che hanno dato una vita per il sindacato, di poter continuare ad aiutare. Quello che non capisco però, e che non accetto, è che ci siano pensionati istituzionali e pensionati che fanno solo collaborazione. Io credo che noi dovremmo utilizzare i pensionati per collaborare, per aiutare, per dare consigli, per aiutare le strutture, per fare lavori burocratici. Ma quando mi ritrovo in assemblee, nostri pensionati di lunga data, e in quelle assemblee, invece di andarci questi pensionati, non ci vanno i giovani, che sono capaci, che sono a volte più capaci anche di loro, beh, credo che dovremmo trovare delle soluzioni diverse, perché il mondo è di chi rimane, non di chi già è andato in pensione. Ecco perché voglio dire che dobbiamo aiutarci e dare spazio ai giovani, a coloro che entrano nella nostra organizzazione. E dobbiamo dare spazio soprattutto a quelli che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di fare, hanno voglia di fare e portare avanti le istanze del nostro sindacato. Voglio chiudere con una proposta che metteremo in voto domani. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà del settore, voi sapete che è una delle altre cose che Renzi ha modificato. Prima entravano i sindacalisti normalmente incaricati, eccetera. Oggi ci sono ostacoli sull'entrata da parte sindacale, non è cambiato nulla per la parte aziendale. Lo conosciamo anche noi. Mi limito a ogni commento, anche qui vado passo avanti, perché non capisco perché
Allora abbiamo dovuto fare un ragionamento su chi indicare come Wilca nel fondo nostro, perché voi sapete che importanza ha avuto nel passato e che importanza avrà nel futuro. Io faccio la proposta all'esecutivo di candidare a nome della Wilca Valeria Cavarini. Resta inteso, però, e questa è la bella notizia. La brutta notizia però è che dal momento in cui uscirà il decreto non ci potranno più essere, si potrà salutare ancora, ma non ci potrà più essere però rapporti di collaborazione fra sindacato e Valeria, perché la legge dice che già Valeria come pensionata non è rappresentata, non è eletta negli organismi, ma esplicitamente la legge dice questo, e quindi dovremo attenerci a questo. E quindi però credo che sarà e svolgerà Valeria questo compito con grande capacità, come ha fatto fino adesso e come rimarrà nel FOC, perché anche lì le contraddizioni sono tante in questi decreti. Nel FOC non è incompatibile, invece è incompatibile con le altre cariche. Quindi qualcuno mi deve spiegare queste cose, ma a quanto pare i misteri di questo paese sono ancora grandi e misteriosi. E io termino veramente ringraziando tutti voi per la vostra partecipazione, per il contributo, per quello che abbiamo fatto in questi mesi. La battaglia si presenta difficile per i rinnovi di tutti i contratti nazionali di lavoro. Io credo che noi dovremmo dare questo segnale di compattezza come Wilca. Qualcuno diceva l'altro giorno, si faceva fra di noi, fra i segretari generali, la classifica del chi è più bravo. Io ho detto, io mi tiro fuori da questa competition, perché a differenza di voi ho un sindacato che forse è molto più facile. Un sindacato dove conquistarsi la fiducia è difficile, ma un sindacato che quando si decide una linea, la linea è quella. Non posso dire purtroppo, o per fortuna, la stessa cosa di altri. Ecco perché credo che il ringraziamento di quello che abbiamo fatto vada a voi per quello che avete fatto, a voi i nostri iscritti, i nostri lavoratori. E speriamo che la prossima volta di rivederci con qualcosa di meglio.